Lo vedi il Colosseo laggiù, 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 laggiù? Siamo a Roma. A Roma. A Roma di arance. Però, cioè, se qua mi capita, che fai? Non lo prendi? Cioè, che fai? Non... Ma siete morti in chat, ragazzuoli? No, perché sapete che io chiacchiero lo stesso, quindi chiacchierate. Ho bisogno delle vostre chiacchiere. Se no, piango. Ma c'ho qualche soldino depositato in banca, tipo... Da prelevare? No, già ho prelevato tutto. Oh, che poveraccio che sono, solo 50.000. Solo 50.000. Ok, siamo arrivati. Ok. Interagiamo e analizziamo i quadri. No, Besmir! Ma come ha fatto a perderselo? Cioè, Hai scoperto voglio qualcosa? capire. Niente, purtroppo. Nessuna pagina, nulla. Impossibile. Devono avere E beh. qualcosa di particolare. Pensa. Ho pensato fin troppo. Non vedo indizi in questi dipinti. Salai, Leonardo non cela le sue ricerche. Scrive spesso alla rovescia e... Ezio fa anche degli esperimenti con gli inchiostri, fra i quali uno che svanisce. Ma l'inchiostro invisibile non si può vedere. Cazzo. Giusto? Cioè. Ezio, usate il vostro dono. Sai anche di quello. Ma chiacchiera un po' troppo sto Leo, eh. Ah, te, addirittura. Addirittura li devo trovare io. Pipipipi. Non trovo una ceppa di minchia. Oh, hai. Identifica. Ci sono dei Sono dei disegni sul disegni sul quadro. quadro. Avevamo ragione. Disegni, disegni. 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 Non trovo altri disegni. Eccolo. Allora adesso sì che ho capito. La Adesso ricerca su sì. questo è conclusa. L'ingresso invisibile non si può vedere. Wow, incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Io sapevo che stava qua. Due, Eccone uno. due. Sul naso, niente. Che fai? Non ce lo metti l'indizio sul naso. Eccolo, eccolo. Delete, delete. Vedo anche quello. Soldi! Grazie Finito. mille per il follow, caro. Su Switch, benvenuto. Io non c'ho gli hard delete in cuffia, come al solito. E quindi non mi accorgo. Bravi, che mi fate accorgere voi. Adesso accendo il computer e vedo andare avanti con il gioco. Se ti dico se c'è il nickel oppure no. Oh, va, vai a vedere il nickel. Vedo un Vedo un disegno. disegno, anch'io. Io ne vedo tanti disegni. Dai, dai. Sui piedi, sui piedi. Sul braccio, sul braccio. In testa, in faccia, no. Rip, non lo trovo. Non lo trovo! C'è un coglione. Quello credo che l'avevamo capito tutti, Ho Besmir. Ok. trovato tutto. La dama con l'ermellino! Sull'ermellino, sull'ermellino. No, no, come non ci metti l'indizio sull'ermellino? Ne ho trovato uno. Uno su due. Eccolo, eccolo. Mamma mia, quanto so forte! Ho trovato due disegni. Qui quanti ce ne stanno? 12? 12! Peggio di Fortnite, Subnautica, ma come? Ok, due. Qui c'è un disegno. Disegno, 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 disegno. Sul bimbo, no. Oh, la pepina.
Niente. I don't vedo. Dai, ma ci sono passata prima. Ce n'erano due anche in questo. Ci sono passata prima, ci sono passata. Ho trovato tutte le immagini. Sembra che si possano combinare. Avanti, no. Scendatene. Portami carta e penna. Ma cos'è un puzzle? E poi giustamente ci dirà dove è nascosto. Ti pare? Oh, mamma mia, che artista. Quella è una mappa. Segnate l'ingresso. Prima devo disporne i pezzi. Ma... un attimo. E i dipinti finiti in cenere? Sembra che le parti mancanti non che saranno culo. Necessarie. Vogliamo scommetterci? No. Allora, mettiamo gli angoli. Mamma mia, sono brava. Ah, fuck. Si possono girare. Allora, l'angolo nord. Oh, porca miseria. Zitti. Fidatevi di me, sono bravo a fare queste cose. Ci sta. C'è zecca. Suppongo potrebbe essere lì. Cazzo, ma non ho tutti gli angoli. Fidatemi di me, sono un ingegnere. Sono un ingegnere. No, non ci sta. Potrebbe essere questo. Ma questo è sopra. Ma come c'ho il tempo? Ah no, ho finito la... Che cazzo succede qua? Ma non c'ho il tempo, ho finito la missione... Ragazzo da Velletri, ho fallito. Dove si ficca sta roba? Oddio, zitti. Però i puzzle. Questo potrebbe... cioè, questo è assolutamente così. Quindi questo va qui. WrestleMania! Baby! Mamma mia, sono bravissima! Dai, cavolo! Eccolo, l'ingresso delle catacombe. Andate. Riportatelo da me. Rip. Tieni duro, vecchio mio. Sto arrivando. Rip! Leo, ma che fai, Leo? Namo, ok. Hai visto quanto sono stata brava? Sono stata meravigliosamente brava. Allora, ingresso per le catacombe. No, perché non lo vedo? Ah, ma è qui. Credevo che fosse lontano. Lontano. E vabbè, meno di 5 minuti. Ma manco sapevo che dovevo fare fra un po'. Che palle. Quanto ci ho messo? Ma io non ho parole. Andiamo. Vai. Sali. Guardie stanno cercando di spegnere i recenti focolai di violenza, ma non possono garantire la vostra sicurezza. Ci è una...
Oh, c'è una bandiera, ma ce ne frega qualcosa a noi della bandiera? No. Prenditi anonimo. Ma guarda le botte che ti do. Le botte che ti do. Vai. Stanno tornando tutti gli assassini intanto. Ma zio, perché te non vedo più veloce? Sì, ma non va bene. Non ci serve quel ritrovamento. Templari. Ah, vedi. Sì, proprio qui mo dice templari. Tac. Sedersi sulle panchine è sempre il metodo migliore. Ma io ancora non ho visto amore che mi dà. Che mi dice che andiamo al Max stasera. Mi sto incazzando. Oh fuck. Ci vorranno 22 giorni e 7 ore per fare sta cosa? Suppongo di sì. Tempio di Pitagora. Che fai, non prendi qua? Pare brutto non prenderlo. Il rame è utile. Il rame serve per fare il filo. Per fare... No, quello è subnautica. Ok. Ci sono le persone brutte. No, mi stanno a picchiare Leonardo. Ma in cazzo se mi picchiate Leo, eh. Bastardi! Ditemi dov'è l'ingresso. Mi stanno a picchiare Leo. Bastardi, stanno a picchiare Leo, raga. Perché? Per seguire il sapere senza farne uso. Abbiamo l'occasione di creare un mondo migliore. In cui saremo liberi del nostro destino. Se io non posso... Lo vedi Ezio che studia? Mamma mia, non ne sto sbagliando una, eh? Ti piace Drew? Allora, a me sei sempre stato sui coglioni, Drew. Quello del 2007, tipo. Mi stava un sacco sui coglioni. Ma devo dire che il nuovo Drew ha qualcosa di affascinante. Quindi ultimamente Drew mi sta piacendo. Eccomi! Fermi! Ezio Auditore! Voi che avete arrestato Cesare Borgia! E avete impedito il diffondersi. Ma infatti ho detto adesso Subnautica lo farò sempre il pomeriggio, perché senza di voi non so dove cazzo andare. Ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Dovrei persuadere. Non puoi vendere la roba. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario, non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica. Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Non sotto gli occhi. San san san. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Non te ne andrai così! Ora, addosso! Leonardo, devo sapere! E one! E... Vi prego, per il futuro dell'umanità! E tre! Ditemelo! Ora, fratelli! E tac! Stiamo esaurendo il tempo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!
Proprio lei è concentrata? Li contrattacca tutti? Guardavi tutto, a me piace un sacco vedere tutte queste cose. Statemi lontano, assassino! In fondo siamo tutti uguali, ma quella gente persiste nel... Stavo parlando io, zac, e te! Te pare? Te pare che lo faccio? Ma che palle! Voi, un assassino. Ah, ma quindi l'avevo finita. Nemico del sapere. La ricerca della verità. L'altra volta potevo finire tutto il DLC. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Che tu possa conoscere la verità. Riquiscati in pace. E qui escati in pace. Più bello, welcome aboard di Subnautica. Ok, Leo, stai bene? Io tanto. Mica tanto. Vieni, andiamocene di qui. Non possiamo, Ezio. Dobbiamo raggiungere l'ultima sala del tempio. Sei ferito? Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. No. Vieni. Prendi la fiamma. Aprirò la strada. No, facciamo la missione insieme a Leonardo. Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei quadri e ciò ha rallentato molto i loro progressi. Bellissimo, facciamo la missione insieme a Leo. Oh, cazzo. I pitagorici credevano che l'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere. Tempo. Forse no. Oh, uè! Che casino. Ah, così è molto easy. Molto easy così. Dai. Ci sto rimanendo un po' male. Tac. Sei quasi! Facile a dirsi per te. Giusto. Oddio, il salto all'indietro! Adesso cadiamo. Ok, zitti. Ce l'ha fatta. Mi aggrappolo qua. No, non l'ho visto. Non l'ho visto proprio. Tanto non sarà l'ultimo match, Besmir. Di Nembros non va via. Mamma mia, ragazzi. Tutto alla prima sto facendo. Ma che sono? Ok. Lu passaggio. Dobbiamo procedere oltre. Ma qui non è finita qua.
C'è il passaggio. Immagino che Salai sia in giro a sperperare il mio tanto sudato denaro. È a casa sano e salvo. Mi conforta. Per il denaro, ovviamente. Non hai bisogno di mentirmi. Salai ti si confà. Approvo. Io... Leonardo da Vinci senza parole. Questa no! È... Oh, Ilaria sta cagando disegni. Tesoro, appena finisco la live lo guardo assolutamente. Servirebbe un po' di luce qui. È uscito Carlo e lo voglio provare. Ah. Io manco quelli che già c'erano, sono riuscito a trovare. Pensa un po' a quelli nuovi. Hai udito? Il vento. L'uvetto! Aiuto! Aiuto! I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Ok, siamo molto concentrate. Ehi, Franci, te so, sto a dare un attimo i numeri. Te so, sto a dare un attimo i numeri, ero concentrata. Mi è uscito male, scusa, Franci. Manco me ne sono accorta che ti ho chiamato Ilaria. Manco me ne sono accorta, te so, pensa come sto messa. Poi non mi partiva la linea. Molto bene, Mega. Benissimo. Ottimo, direi. Viva le linee internet che funzionano in Italia. No, Franci, te giuro, scusami, non me ne sono manco resa conto. Attenzione. Ragazzi, tutto alla prima sto facendo, eh. Tutto alla prima sta andando. Gira, gira. Gira, gira. Guarda come gira. Perfetto. Modo per risalire. Pipidu. Con calma. No, no. Bravo. Bravo. Ma ci arrivo lì? Ok, si è attaccato alla prima, signori! Alla prima! No, come dovrei impazzare l'aria? No, Franci, Ilaria, Ilaria! Phoenix, alla prima, eh! Io non so se te ne rendi conto, ma alla prima! Sicuramente c'è una terza stanza, perché figurati non ce ne sono tre. Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro. Ho detto io. Pitagora, il 3, tutti fissati, i numeri perfetti. Che bello fare la missione insieme a Leo, però. È fighissimo. Ma non è morta, prima c'era. E poi non lo so che fine ha fatto. Prima c'era, poi è sparita. Te la date per spacciata. E dove l'hai vista la prima? Dammi i miei meriti. Ma guarda un po'. Che cazzo di casino. Il fuoco della conoscenza. Esatto. Secondo i pitagorici, l'armonia si ottiene unificando il molteplice, quando molti pensieri si combinano per formare un'idea originale. Che casino. Ecco. Uno. L'ho fatto in offline, ma vai a fanculo, Phoenix. Vai via, vai. Non mi parlare mai più.
Bella Madonnina. E la Madonnina. Mi tornerà utile, se cado. Sì, che illuminazione. Molto divertente. No! Fanculo. Dai. Sincronizzazione totale fallita, non ci posso credere. Solo perché ho mancato la colonna. Vado via, dio no, Phoenix. E che mi tratti male. Non credi mai in me. Non credi mai in me stessa. Ho bisogno di persone che mi danno la fiducia. Ci vuole più fiducia nel prossimo. Fiducia nel prossimo. Fiducia nel prossimo. Ciao French, sono venuto tardi, però stavo giocando ad Until Dawn. Oh, non mi dire niente su Until Dawn, tesoro. Guarda, t'ammazzo se mi dice qualcosa su Until Dawn, che lo dobbiamo giocare fra poco. Fra poco qui su Twitch. Zitto. Zitto, sei caduto. Perché tu non mi dai la fiducia? Nel prossimo. Fiducia nel prossimo. Tu mi insulti la live e l'altra pure. Solo perché tu non mi dai fiducia. Tu dammi fiducia. Vedi che io ti dico un sacco di cose belle. Ma io non ho capito. Cos'è che effettivamente scende e fa bruciare tutto quanto? Ok. No. Oggi l'ho comprato. Ah, non mi dire niente lo stesso. Perché qua dobbiamo fare. Che culo. Una blinda con mira incredibile su Twitch. Ma io provavo a essere indipendente, caro Phoenix. Io sono indipendente, io faccio tutto di testa mia e ho finito il gioco. Bello, mi è piaciuta questa. L'unità è compiuta, ma la porta ancora non si apre. Che minchia vuoi da me? Tension. Leonardo, vieni qui. Tension. Cosa succede? Ah, è un puzzle. Riconosci questi simboli? No. Aspetta. Questi sono i simboli che mi ha mostrato la mela dell'Eden. Sono in ordine sbagliato. Fammi provare a rimetterli a posto. Fatto. A posto, fatto. Basta che muovi due cose, fatto. Di testa mia, sono stata brava. Sono stata molto brava. Devi ammetterlo. Io voglio andare al mare. Conosco questa architettura. Quelli non sono simboli pitagorici. 43,
9, 19, N, 75, 27, 42, W. Nulla. Il culto di Armete si sbaglia. Il numero non ha senso. Il numero non ha senso. Te ne vai. Nessun numero può riparare il mondo. Vieni, amico mio. Aiutami a trovare una nave per Navarra. Devo chiudere i conti con Cesare Foggia. Esso non è destinato a noi. Ezio, mi nascondi qualcosa? A cos'altro stai lavorando? Bello. Ebbene, ho iniziato diversi studi di anatomia. Poi il re Luigi XII mi ha interessato ai miei lavori di meccanica. Oh, sì, sto pensando di... È per noi, è per Desmond. Salai mi farà ancora da modello, ovviamente. E poi voglio studiare una partoriente per vedere come cambia il suo corpo. Interessante. Parlamene un po'. Bello! Riuscire a mancare l'inverno e entra con gigante e poi con colpo. Senti, l'ho mancato. Desmond. Abbiamo l'informazione necessaria. È troppo tardi, il danno è fatto. Sembra sia entrato in una specie di coma. Ne uscirà, vedrai. L'ha sempre fatto in passato. E papà? È la posizione di un tempio! Bellissimo! Bellissimo! Mi è piaciuto? Bello! Meritava? Meritava! Andiamo di Copernico e l'abbiamo finito, comunque. Però questo è il venerdì più bello della mia vita. Perché è il venerdì più bello della tua vita? Ciao Samuel, che ovviamente entra con il team. Bravo, tesoro, bravo. Ma come delitto. Ah, oh, William Delta. Grazie mille per il follow, caro. Too sweet. Benvenuto. Ok, bello. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto il DLC di Leo. Ora devo mandare gli assassini in nave scoperta. Devo ritirare i soldi dalla banca. E poi andiamo con Copernico, che Miro ha detto che è corto, quindi penso che in un'ora lo finiamo. E va tutta la grande. E va tutta la grande se è così. E però qua c'è una piuma, che fai Napi? Cioè pare brutto rompia la piuma. Niente, se ve l'attacca. Attaccate qua. Attaccate un po' dove pare. William, where are you? Where are you, William? Sapremo mai. Ci siamo già persi, William. È stata una conoscenza breve ma intensa. L'importante è essere intensi nella vita. Perché c'è che se si schizza dove io poi vado in giro? Ah, attenzione, la revelation. E tra l'altro ci abbiamo ancora le macchine di Leonardo. No, ma ce l'abbiamo qua, pare brutto non fare la missione macchine di Leonardo. Adesso Phoenix mi picchia. Adesso Phoenix mi picchia. Please, Phoenix. Non picchiarmi. Rip, faccio prima così. Mappa recuperata, ubicazione fatta. Tac. Un giorno lo platineremo, ma quel giorno non è oggi. Mi riesci a togliere le mod? Più o meno. Più o meno, ma forse abbiamo capito il problema. Il problema del bug. Cioè abbiamo capito perché a un certo punto non entravano più le persone. Quindi oggi cerchiamo di sistemare e poi dovrebbe andare tutto per il meglio. Se vuoi ti spiego, ma non è una cosa carina in realtà.
No one will survive. Niente, William, ce lo siamo perso. È stato Flash, spieghi che purtroppo togliendo le mod, cercando di togliere le mod, c'è il file di Tommaso Ciampa che effettivamente non fa parte del roster di base di SmackDown, di 2K, non hanno inserito. E praticamente però il file era rimasto nella cartella. Ergo, nella Rumble probabilmente il file veniva scelto, ma non c'era nessun wrestler assegnato al file. L'ultima volta che si è bloccata perché doveva entrare il... No! Perché doveva entrare il Tommaso Ciampa unofficial. La sostituzione sparia, ma sì, c'ho gli adepti che faccio, non li uso. Oggi sono solo. No, Fizza. No. Addio K. Addio. K, addio. Fizza ti ha lasciato. Ma ehi, non c'è K, lo so. Immagino. Ciò avevo già immaginato. Non mi ha visto nessuno. Continua a non vedermi nessuno. Non mi vedrà mai nessuno. Come fanno a vedermi? Non possono. No, stasera sono su YouTube in live, quindi rip. Addio di nuovo. Ah, quello sta inforcando. Guarda come inforca. Hop. Sparito tutto. Si è visto niente. Mamma. Madre di Dios. Ma mi becca. Lo so che mi becca. Sono sicuro che mi becca. Invece no. Wow. Non mi viene a trovare da solo. Mi dispiace. Non è problema mio. Non mi interessa. Ma l'amica mia. No, non c'è sta. Mi hai fatto agitare Ilaria. Io non c'ho parole, Fizza. Mi hai fatto agitare Ilaria. Non si fa. Cioè, non si fa. Punto. E sparite. Sì, l'hanno rapito gli alieni comunque. Non la troviamo più neanche noi. Io lo sapevo che era tutto calcolato. Picchio il costruttore. Picchia il costruttore. Che cosa volete? Dove sono i Fizza, non si fa però. Mo' mi avete preso con la stanchezza, finiva di bannare tutti e due. Quindi poi sono cazzi vostri fondamentalmente, a me non cambia niente. Vieni con me allora. No, abbiamo catturato 3 soldati. Sono in una cella di fronte ai progetti. C'erano i soldati. Beh. Va bene. Va benissimo. Manca a me cambia nulla. E allora a posto. No! Ma dove mi ha visto? Madonna. No, non gli diciamo proprio niente, Fizza. Non mi piace che la scompigli in chat. Assolutamente. Non è vero. Ma se sei morto non mi puoi vedere. Ma scompiglio, sì, è scompiglio, lo so. Io voglio la mia chat tranquilla, dove sei cacchia, si scherza, ma nessuno prende per il culo, nessuno trolla nessuno, e soprattutto non si affrontano certi argomenti. Ciao Raffo, tesoro, come va? Tutto bene, Raffo? Qui sto facendo la finta sneaky perché non funziona la mia
la mia steltitudine. Porca di quella. Ok. Attenzione! Attenzione, ha funzionato? Ok, dovevo prendere il carro armato. Sì, grazie. Oh, Raffa, ma tu ci stai stasera per la Rumble degli iscritti? Ma certo che ci stai, vero? Tu non hai visto niente. Hop. Va tutto bene, non è successo niente. Tac, interagisci. Dov'è la macchina di Da Vinci? Seguiteci. Ilaria non è una persona molto... abbiamo scoperto l'entrata. Anzi, certo. Oh, meno male. Meno male. C'è una lista di gente stasera per la Rumble. Madre. Ah, mo ce possiamo far vedere a tutti quanti. Prima no, come funziona sta cosa? Sì, ma attacchi per favore. Ah, ma allora quelli pesanti ve li fai? Chi che me li fa? Dai. Oh, attenzione. Ma ha funzionato, ma ha funzionato lo stesso. Attenzione, mi avvicino quatta quatta. Tac. Fatto. Io 30. Guarda, me che è già pronto. Io 30, io 30. Lo sapete che il 30 non ha ancora vinto una Rumble? È incredibile. Beh. Ando sti sto carro armato. No. Ma porca miseria. Madonna. Oh, sono riuscita. Niente, non riuscivo a entrare nel mood dei contrattacchi. Ok, 1, 2, 3. Ce la fate? No. Ce la fanno. Devo provare il dito, devo scaldare il dito. Guarda, guarda, guarda. 1, 2, 3. Addominali da dito. Cos'è? Che cos'è? La botola. Si riusciva a interagire, non mi interagiva. La botola. Attenzione. Ma dove lo tengono sto carro armato? Dobbiamo aprire la porta. Troverò un modo. E tanto sempre io ci devo pensare. Mi chiamano stronzo apposta. Ok, vai. Tac, tac, op, op. Attenzione. Aperta. Non ci passa un carro armato in questa... questa... non ci basta. L'avevo visto del sguincio. Pareva brutto lasciarlo lì. Pareva bruttissimo. Oh, 500. Che schifo. Ma io non lo so. Ma datemi un po' più dei soldi. Sono ricca. Abbiate pure per il culo, no? Fatemi un attimo dove vede dove sta la strada, insomma. Almeno la strada, ma fatevi cercare. Tac, tac, tac. Tu, 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 tu. No! C'hai la mamma un po' zozza. Devo rifarlo da capo? Sì? Rieccomi. Ciao, ciao, che è successo? Sti puntini, che è successo? Che è successo? Portatevi dietro più soldi che devo rubare. Giusto. Cioè, dentro sti cosetti ci mettono gli spicci. Ti è l'avanzi ci mettono. Ma io sono ricco, eh. Soezio imprenditore. Soezio imprenditore, ma non lo so, guarda. Gli spiccetti. Allora, arrivamo. Con calma.
Con calma. Fatelo dire. Perché te stai arrabbiato, Gary? Che è successo? Che è successo? Laggo per colpa di mio fratello. Picchialo. Vai lì, gli tiri un pugno in bocca. Quando lui non se l'aspetta, fidati che lo stendi. Dobbiamo farlo con calma. Tac. Vabbè, Ezio, però sei rincoglionito, fatelo dire. Belli essere figli unici, concordo, Fenix. Concordo. Viva i figli unici, team figli unici. Ale, 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 ale. Fratello bu, fratello bu. Con calma. Che se no non gliela fai. Perché ti giri? Hop, 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 tutu, tutu. Ma in realtà io faccio abbastanza schifo nel parkour. Lo sbaglio tipo 7-8 volte di fila. Tutto normale. Altro che Tarzan. George, George, re della giungla. Occhio dove vai o ti schianterai. Chi se lo ricorda George, re della giungla? Abbasserò il ponte. Facciamo tutto noi. Facciamo tutto noi. Perché io sono Ezio l'animale. Too sweet. Ah, Bruno FCC Game. Grazie mille del follow, caro. Too sweet. Mi lascio giocando a Subnautica. Vai su Subnautica, cerca quello che mi serve. Così poi mi dici dove sta. Siamo arrivati a sto carro armato. Leonardo si aspetta che manovri quell'affare. Niente istruzioni, naturalmente. Avanti! È un carro armato! Chi è? Mi piace il carro armato, eh? Come ha subito danni al carro? Che cazzo di esplosione ha fatto? Questo c'ha Lucannone. Attenzione. Che sta a fare questo qua a mezzo? Ma che bellino il carro armato. Ma io voglio andare in giro per Roma con questo. Bel colpo. Io voglio andare in giro per Roma con questo. Bellissimo. Quasi gentore, attenzione! Ma è il carro armato più bello del mondo! È pure veloce! Cioè, è più veloce questo che un cavallo! Guarda come piotta! I nostri possono essere feriti, ma anche i loro! Lotta di carro armati! Bellissimo!
Stupendo, meraviglioso. Perché non l'ho fatta prima questa missione? Bellissimo. Mette Modena, è vero. Chi l'ha detta sta cosa? Comunque, Joker, forse sabato o domenica pomeriggio facciamo Subnautica, così ci stai pure tu. No, perché gioca senza di te Subnautica non si può. Ma porco! Stai mettendo in ginocchio l'esercito di Cesare! Oh! Oh! Porca miseria! Porca miseria! Che posso solo brincare al mare in questa città, giusto? Giustissimo. Porca miseria. Vabbè, ma 2v1 non vale. Dai, 2v1 non vale. E domenica. Rip lo facciamo domenica. Ginocchio l'esercito di Cesare! Mamma mia! Me l'ha fatto boom! Mamma mia! Mi sono iscritto mega, ma tu non eri iscritto tipo da 20 anni fa? Cioè, bellissimo, mi è piaciuta proprio. Che è il bagno. No, non la distruggere. Vorrei tanto. Sì, anch'io. No. No, non farlo. Non farlo. L'ha fatto. E lui non ci deve scare. Beh, io li vedo i follow. No, Phoenix, ho rotto il carro armato. Phoenix. Chi offende mia sorella, offende me. Hai capito? Era il mio carro armato. Era il mio carro armato bellissimo. E l'ha rotto. La città deve essere un bello. Parla. Restaura Luponte. Saluta il mio 100 ore. Attenzione 100 ore per Joker. That's incredible. Absolutely wonderful! Mamma mia, Joker, scatenato! Mamma mia! Qua sotto! Ragazzuoli, io mi sono un po' fissata al platino dei giochi, non ho mai fatto i platini, però da quando ho fatto quello di Spyro mi sono leggermente fissata col platino dei giochi.
Magari possiamo fare una volta a settimana che ci dedichiamo al platino dei giochi. Che idea bellissima che ho avuto. Non ho avuto un'idea bellissima. Secondo me sì. Sono il primo del canale di Twitch. Ne sei sicuro? Ne sei sicuro, sicuro, sicuro? Ne sei sicuro? Attenzione! Ci sono gli assassini che sono arrivati a grado 10, credo. Livello 9, livello 9. Quasi tutti livello 9, livello 3. Assassini. Ah no, gli manca poco. Gli manca poco. Deve arrivare al 10 per fare il rituale. Ma va a cagare. Ma va a cagare, vai. Ok, no, contratti, 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 contratti. Non infrangere i miei sogni. Va bene. Va bene, non sfodero. Non sfodero, allora. Allora, vediamo se adesso... Quattro. Li ho quasi fatti a livello super super fortissimi. Oh my god, oh my god, oh my god. Quasi il livello super fortissimo. Wow. Voglio vedere la cerimonia, voglio vedere. Ok, andiamo a fare Copernico. Andiamo a fare Copernico e in realtà io ho ancora qualche missione di Cristina, ma mica le vedo in mappa. Cioè, non vedo le missioni di Cristina in mappa. Cosa che è? Rifugio templare. Incarico cortigiane. Contratto di assassino. Copernico. Cristina dovrebbe essere col cuoricino spezzato. Io lo so che me ne manca una. Lo so perché la conosco. Lo so che me ne manca una. Devo fare prima il contratto d'assassino. Cos'è il contratto? Eh sì, è livello 10, va. Cos'è il contratto d'assassino? Che mica mi ricordo. Ma soprattutto, dove si piglia il contratto d'assassino? Non vedo niente. Scusatemi, cos'è il contratto d'assassino? Mi sfugge. Cioè, mi... lo so. Cioè, questa è la Gilda e va bene.
Boh. Boh. Mi sfugge. Mi sfugge. Niente. Ma hanno rubato il contratto. Bastardi zozzi. Ok, andiamo. Copernico. Copernico, Copernico. Copernico, Copernico. C'è pure la team Copernico. Di qua, di qua. Pare brutto. Pare brutto, ma non lo faremo. L'avevo promesso. Vai, vai. Vai, vai, sto andando, Copernico. Chi toccherà fa da Copernico? Ah, non lo so io, Qua. Tra lo studioso, ok. Troviamo lo studioso. Go, go. Dov'è questo studioso? È lontano, lontano. Ma che è tutto così? Cioè, devo solo consegnare lettere. Che palle. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è una banca, c'è una banca, c'è una banca. Durante la missione che fai? Non lo ritiri il denaro? 100.000, signori! 100.000, baby! Businessman! Guardie, guardie. Parla. Ti è fatto. Da parte di Copernico. Go, go, peo, go. Ok, fa. Ma sei serio? Ma siamo seri? No, sono rimasta malissimo. Dio vi benedica. Doveva credermi. Dio del cielo. Come? Cioè, devo andare in giro a fare il postino. Stanno dicendo che devo andare in giro a fare il postino. Mi manda a coperti. Grazie. No! Ucciso. L'hanno ucciso. Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Sto premendo per parlare.
Scusa, cavallo. Cavallo, ti allontani e voglio parlare. Posso eseguire le amputazioni minori in loco. Cavallo. Ok, non riesco a parlare con la cortigiana. Se bisogna ricorrere alla chirurgia. Ok. Serez, dopo la morte di Madonna Solari, suo fratello Santino. È il fratello Santino! Tutto sta venendo per consigliare la lettera e muore. Ma porco miserio. Ciao Ale, ciao carissimo, come va? Umiliato in pubblico, perderai il sostegno dei Borgia. Come va Ale? Picchio e umilio Santino. Santino Marella! Proprio lui. Può certo fare male. Proprio lui, signori, Santino Marella. Benissimo. Oh, meno male. Meno male, tesoro. Parla a Santino. Ok. Lo prende Santino. Devo prendere Santino e portarlo al Pantheon. Cioè, ma c'è diventato un postino, cazzo, raga. Devo portare la gente, portare le lettere. È diventato un postino. Santino tira fuori la gara. Oh, occhio a cobra. Ecco. Le cortigiane di Roma. Ecco, diglielo. Ah, l'abbiamo umiliato. Incredibile. Che umiliazione. Senti, io mi voglio comprare il Pantheon. Non... Ah, nuovo ricordo di Cristina era disponibile. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ok, esamina. Comunque mi voglio... mi voglio comprare il Pantheon. C'è un sacco di soldi. Mi voglio comprare il Pantheon. E quindi adesso vado a incendiare la torre. Hashtag faccio solo le missioni del dei. Del DLC. Capito? Ma mi posso comprare Pantheon? Cioè, vuoi mettere? Manco l'hanno ascoltato, esatto. Che umiliazione è? Non l'ha cagato nessuno. Non ci ha cagato nessuno. Ma qua non si vedono cose così tutti i giorni. Abbiate un po' di rispetto, idiota. Ha detto come lo uccide? Come lo uccide? Non ho capito come devo ucciderlo. Come lo devo uccidere, ragazzuoli? Non ho letto. Fermo, è un ordine. Uccido così. Nel dubbio non se ne è accorto nessuno, quindi va bene. Non sono stato io. Come lo uccido, uccido? Boh, basta che lo uccidi. Ragazzuoli, nuovo ricordo di Cristina, finalmente. Ma perché mi si sbloccano con gli incarichi delle cortigiane? Non ho capito. Sono stato io, lo giuro. Sono
in città dalla costa. Questa non l'ho capita. Dai. Vai. Vai. Volevo comprare il Pantheon e me lo sono comprato. Devo comprare il Pantheon e l'ho comprato. Che ci voleva? Soldi, tac, e compri il Pantheon. Questi poveracci di Roma che non si possono comprare il Pantheon. Io guarda, non ho parole. Ah, iniziamo a ristrutturare. Ristruttura, ristruttura. Posso reclutare anche un nuovo assassino. È vero, vero, vero. Senti, banco, non è che c'hai altri soldi da darmi? No. Ma ah, finalmente qua che devo riparare l'armatura. Fabbro, tac, imprenditore. Le coordinate saranno amiche di Cristina. A questa non l'ho capita, giuro. Questa non l'ho capita. Ripara tutto. Armature. Niente. Per fa quella devo fare la cosa mercantile, che non c'ho. Va bene. Prima o poi faremo la cosa mercantile. Ma il Pantheon dov'è? Dovrebbe essere di qua. Mi sono perso il Pantheon. Vai, vai! Mi sono perso il Pantheon, scusatemi, è importante. Pantheon. Ecco. Ora sì che ragioniamo. Ora sì che ragioniamo. Vaffanculo. Ma ha parlato troppo vicino. Non è colpa mia se l'ho ucciso. Lui si è avvicinato troppo. Tentava di intimidirmi. Ritrova il Pantheon come Giacomino. Come Giacomino? Dov'è Giacomino? Ma posso comprare qualcosa? Che sono disposto a vendere. 34.000, minchia st'autoritratto. Quanto costa? Quanto costa st'autoritratto, mortacci vostri? Con voi è un vero piacere. Sempre al Pantheon devo andare io. Tun tun tun. Non devi rompere i coglioni. Devo andare al Pantheon. Stanno anche qui. Questo non ti salverà. Mamma mia. Guarda come recluto. Vai, vai. Bravo.
Abbiamo reclutato Arfly. Petto sei sexy. La liberazione di Roma. La liberazione di Roma, ragazzi, è iniziato. Grazie. Borgia bastardi. Borgia bastardi, hashtag. Potreste insegnarmi la vostra arte. Belli. Belli, belli, belli. Sono morti, ma che sono morti? C'ho 5-6 persone che stanno per arrivare al grado 10. Tac, mi compro il Pantheon. Uè. Uè, il Pantheon, tutto mio il Pantheon. Guarda che roba. Amore, mandiamo al Mac, ti prego. Non vedi che sto piangendo? Mi sono comprato il Pantheon. Qui, è tutto mio. Che c'è? La droga qua dentro. Ci hanno messo la droga. Che è? Er grifo. Er grifo. È il primo glifo che trovo. Attenzione, hai visto Centauri, mo? È il primo glifo che trovo su Assassin's Creed Brotherhood, è incredibile. Che vuoi fare, Backdoor? Mi voglio mangiare il panino zozzo. Voglio mangiare il panino zozzo. Quello zozzo. Buono. Amore, dobbiamo festeggiare le 100 ore di Joker. Sei finito fuori dalla griglia? Dov'eri? Non so. Una specie di ricordo frammentato. Forse devi riposarti. Sto bene. Voglio continuare. Caricamento. È il primo glifo che faccio su Assassin's Creed. Tutti i dominatori non lavoravano, ma governavano dall'alto. Sì, amore, dobbiamo festeggiare 100 ore. Allora, zoom. Non lavoravano, ma governavano dall'alto. Questi governano. Questo lavora. Questo governa. Questo governa. Questa lavora. Questi lavorano. Questi lavorano. Questa governa. Questo governa. Sì! Caricamento. Sì, ma sono i 6, mi viene a marmecca i 6. Allontanandosi dal sovrano e dal suo ciglio, il popolo fa due passi avanti. Ma io chi so, i bianchi o i neri? Chi so, i bianchi. Ok. Ho confuso il rega regina. Rip. Diventando sempre più consapevoli della nostra esistenza, non possiamo più basarci sul diritto divino della ristorazione per mantenere il comando. Serve un nuovo sistema, qualcosa molto più sottile. Carica, quanto dura? Zona di quarantena. Ok. Quarantena terminata. Non sto capendo. Attenzione, video di Miro. Metto qui i filmati del soggetto 16. Con un po' di fortuna acquisteranno senso man mano che andiamo avanti. Porca miseria, la verità. Che è la prima che riesco a fare.
di verità, ci posso credere. Va bene. Va bene. No, 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 va bene. Allora, possiamo fare Cristina o Copernico? Io andrei a fare Cristina perché è più bello. Che non so se effettivamente è l'ultimo di Cristina. Non mi ricordo dove eravamo arrivati. Dove eravamo arrivati, non mi ricordo proprio. Ma vediamo. E basta, ma che mi prendo? Intanto però qua risottriamo. Tuga tuga con Alex. Ma vaffanculo, Miro. Oh, andare al Mac. Pago io. Però dobbiamo andare al banco. Zitto, Phoenix, io non ho mai detto quella frase. Dimostrami che io ho detto quella frase. Vabbè, ma quelle di Cristina sono belle. Come non è andata bene? Che avete fatto al Mac? Belle visioni di Cristina, raga. Belle, belle. Ma portami pure Far Cry. Troppe calorie al Mac per Alexa. Sono appena tornato a Firenze. Questa mi sa è l'ultimo. Ma guardati. Ti sei risposata. Sì, ma come sempre. Ma... Oh, Ezio, io... Sono passati 2 anni. E io non ho fatto altro che pensare a... Ci siamo trombate tutte quelle che abbiamo... Che cosa c'è? Sono promessa in sposa. Trovato, però... pensavamo a lei. Mio padre continuava a dirmi di scegliere. Pensavo che non ti avrei più visto. Manfredo! La vuole ammazzare! Che cosa? Un tale che gli ha vinto dei soldi. L'ha trascinato sul ciglio del Ponte Nuovo. Che diavolo è Manfredo? Il mio fidanzato. Che pezza. Sì, sì, Far Cry. Sì, ne avete mangiato. Devi tornare sul ring. Sì, questa è l'ultima di Gri. Di Gri. Levatevi dai coglioni. Oh, ben trovato. Ormai è troppo tardi. Non è colpa mia. I soldi dovevano arrivarmi oggi. Ma c'è stato un ritardo nei pagamenti. Fermo, fermo, muori. Grazie, messere. Ma Cristina non è Katarina Sforza. Fermo. Che cosa fate? Tu l'ami? Come? Ti ho chiesto se l'ami. Cristina, la donna che stai per sposare. Sì, sì, la amo, ve lo giuro. Ammazzatemi e morirò pensando a lei. Non giocherai mai più d'azzardo. Mai più, messere. Sarai un buon marito per lei. O ti darò la caccia e ti ucciderò con le mie mani. Gli avevo messo paura. Sta bene, sarà un buon marito per te. Me ne sono accertato. Cioè, è bello, 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 ma
Tozza di una catena. No, Caterina, quella Caterina è la zozzetta. Cristina è Cristina. Cristina è quella che facciamo cose zozze al primo Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 è la tipa, è la ragazza di Ezio. Poi durante il nostro viaggio bombiamo con un sacco di persone. Però poi pensavamo a Caterina. Però Caterina, scusami, pensavamo a Cristina, però Cristina si è risposata. Cioè si è rifidanzata con altro. Ovviamente 2 anni senza sapere niente di Ezio, dice così, è morto. È morto! Video che? Video cosa, Mega? Mia, qua abbiamo quasi ristrutturato tutto, raga. Non ci posso credere. Volevo fare una cosa. Volevo vedere cos'era sto coso de Templare. Vabbè, ma che ci frega a noi di questo? Volevo vedere rifugio templare, che cos'era? Ah, vedi, c'è proprio la croce. Toc toc, pronto, templari? Sì? Templari? Belli i ricordi, sono finiti. Cioè, quelli erano quelli i ricordi di Cristina. Oh, trova la cassaforte. Ah, quindi sono dei rompicoglioni queste missioni. Cosa c'è, capitano? Abbassa la voce. Sto per farti diventare ricco. Ho appena acquistato una chiave da un tizio al mercato. Apre la torre delle milizie. E com'è che mi farà ricco? Pare che la sala in cima alla torre Furbetti, eh? contenga un tesoro. Le scale sono in parte crollate e mi serve il tuo aiuto per salire. Non siamo più soli. Allora porterai la scala a mia moglie? Sì, lo farò di certo. Sei un vero amico della mia famiglia. Dovrò darti una ricompensa per il tuo aiuto. Non vedo l'ora di ricevere questo vostro Che dono, capitano. bastardi! Che dialogo imbarazzante. Che dialogo imbarazzante. Diciamole le cose che devono essere dette. Ma ci arrivo? Ho detto di vincere, arrivavo. Lo sapevo prima di saltare che non ci sarei arrivata. Sta per diventare morto, altro che ricco. Aie! Siamo entrati nel loop di salti storti, eh? Hop, hop, hop. Incredibile. Proprio lei. Prepara la scala per questa notte. Mamma mia, oh. Assassino! Ah beh, mi lancia una mela. Incastrata. Fratelli, alle armi! Riprovaci. È qui, aiutatemi! Non temete, lo prenderemo! Devo essere concentrata.
Bastardo. Bastardo! Diavolo! Sta lontano da me! Se ricorre? Che coglioni! Ma perché questo corre una cifra? Oh! Ma guarda tu! Quanto ci voleva? Ricordate quella mezz'ora di inseguimento con chi era quel tizio incappucciato e ci ha fatto mezz'ora al giro, non riuscivo a prendere. L'avevo scambiata per la mela dell'Ender. Oh, io ho sentito parlare della mela che è potentissimo, uccide tutti quanti. Io ci ho provato, l'ho lanciata, ma non ho ucciso nessuno. Era una mela fasulla. Ops. Hop, 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 hop. Ho capito tutto, eh. Hop. Hop, hop, hop. 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 Hop, hop, hop. 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 Quella è la mela di Biancaneve, quella avvelenata. Hop. Hop. Grande mago. Hoppa! Ce la farò mai? Oddio! Oddio, ce l'ho fatta! Sì, ma come facevano quelle due guardie a arrivare qua? Cioè, scusatemi! C'ha problemi un assassino! Figurati le guardie rincoglionite! Mo' cadi, no, please! No, please! Ok. È il forziere grosso più grosso! È il forziere grosso più grosso! Non ho mai visto un forziere così grosso! Dimmi che c'è qualcosa di bello dentro. Certo, prendiamo solo una manciatina di soldi, no? Certo! C'era una corona d'oro! Prendiamo solo 4.000! Sta scherzando, vero Fenix? Sta scherzando. C'era un forziere pieno di roba, no? Non era un po' deludente, Ezio che è stupido. C'era una corona, i gioielli, un sacco di soldi, prende solo 4.000 fiorini. Mamma mia, no, no, guarda. Non ho parole, sinceramente. Gli altri che passavano, beh, giusto.
Metti che passa qualcun altro. Allora, provo ad andare. Un attimo qua. Domani devo far vedere un video. Oh, domani quando faremo just chatting, allora tesoro metteremo il video così lo vediamo tutti insieme. Volevo vedere se riesco a sbloccare questa cazzo di armatura. Che devo sbloccare l'armatura quella nuova. Cioè, ho lottato un casino, ci cioè dovrei avere il materiale adesso, no? Sì o no? No. Sicuro che no. Ho finito quando sì, non ci ho capito un caso. Ah, ma neanche io, tesoro. Dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare ancora. Devono uscire altri episodi. Solo le fusioni e le giunture. Missioni mercantili. La zanza mi serve. Il diamante indiano. Le monete del Vlad. Mi serve la zanza, mi serve. Ma certo, in genere i miei clienti sono molto più nobili. Basta con sta zanza! Basta! Non è possibile! Nobili signori, qui si La paga un affitto debito. zanza! Giunto compreso in ogni transazione! Penso di sì! Dovreste passare più. Penso proprio di sì. Zanza. Attenzione. Attenzione, possiamo fare i rituali! Le sei wakium mutlak bel krummunki. Kulun. Attraverso queste parole è rivelata la saggezza del nostro credo. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito. Guarda, guarda come salta! Ma come? Sono diventati assassini, altro che satanici! Benvenuto nella confraternita! Benvenuto nella confraternita, caro! Tiè, guarda questi! Ehi tu, allora fai così e gliela infili così la lama, capito? Capito? Tutto a posto? Che, fai vedere un po' come la infili la lama. No, non ci hai capito un cazzo. No, ma effettivamente io non ci ho capito un cazzo. Allora, guarda, devi fare così. Allora, mo te faccio rivedere. Allora, ho svegliato, non è qua che devo andare. Devo andare alla ricerca della zanza. Perché senza zanza non si fa niente. Allora, missione compiuta. Nuovo adepto. Sacco d'adepti. Zaffiri. Zafferano. Zanza! Mamma mia, guarda che belli. I miei assassini. Miei assassini! Devo andarli in missione. Ambra grigia. Non mi serve l'ambra grigia. Vai! Zanzate! Che bravo che lo sai tutto a memoria. Lingotto d'oro. Non
Prendiamoci lei. Così expa. L'allume. La tinta porpora. Cavolo, non c'è più assassini. No. Mi serviva la moneta. E vabbè, mi sono sbagliata. Ma sono sbagliata. Deposita. Siamo a 4 più meno su 10, eh? 4 più meno su 10 è un comportamento importante. Vado a fare le missioni. C'hai ragione. Missioni dell'LC. Copernico. Dov'è Copernico? Copernico. Ma non c'ho un qualcosa che mi fa... Ah! Teletrasporto. Senti, ma qui posso... Acquisti. Niente. Lamba è il papavero selvatico. Dovreste passare più tempo nel cuore. Chi può resistere a un delicato broccato in oro? Eh? Arnolfo, sei qui? Non ti vedo. Ma. Vado. Tanto è corto il DLC di Copernico. Da prima o poi adesso arriva Miro. Suppongo, credo, spero. Soprattutto spero. Ma che siete fuori di sé, no? E raffredda lo spirito. Giù. Non sfuggirai stavolta. Niente, non c'è il medico. Speravo ci fosse il medico. Ai. Valeva la pena di morire per questo. Tenideli! Ma mi ha detto che non mi ci porta, ma non che mi ci porta. Ha detto che non mi ci porta, ma tanto mi ci porta. Ehi, un po' di rispetto, oh, il denaro in banca! Ok, usiamo questo. Facciamo un teletrasporto. Ecco, piazza del popolo. Tac, subito. Ti ci porta, sì che mi ci porta. Ah, io non faccio la live da Royal Rumble stasera. Non la faccio. Ma Piazza del Popolo non è fatta così. Copernico. Esatto. Consegna la lettera. Ancora! Prima che vengano uccisi. Ma io appena gliela consegno vengono uccisi. Che è diversa come cosa. Certo, un tipo di completamente pazzo.
Borgia vi danno la caccia. Allora mi nasconderò. Grazie. Nasconditi. Nasconditi. Guarda quanto ci sto a mettere. San Vincenzo. Non morire. Non morire. Leggete questa e portatevi in salvo. Lo farò. Grazie. Bravo, bravo. Sono ancora tutti vivi. Sono ancora tutti vivi. Però sto malissimo. Che hai fatto, Joker? Bono che c'ha la missione a tempo. Bono che ha la missione a tempo. Non morire, non morire, non morire. Parte di Copernico. Grazie. Ole! Ole, signori! Bene, Copernico, Copernico. Ma che hai fatto, Joker? Siamo tutti ascolta a te. Copernico. Perfetto. Andiamo un po' col cavallo. Vieni un po' qua. Voglio dire, ma perché c'ho il cavallo e non lo uso? Che scema. Vai, vai, che ci tagliamo anche il DLC di Copernico, così possiamo andare tranquillamente su Far Cry. Far Cry! Far Cry! Non mi sono, io mi sto incassando questo cavallo. Mi sono incassata qua col cavallo. Vai, vai! Sentite qual è questa. Ce l'ho fatta. Mi sono scastrata! Samnatica, per andare al fiume bisogna scendere. Molto ci sono i mostri che te. Ci sono morti, no. Tieni avanti perché ce ne sono tre. Ma a me serve. E in questo momento non ho neanche missioni. Cioè non ho missioni, non so che devo fare. Posso bendarlo o no? Ma ci posso andare col sottomarino piccolo? Siamo tornati da Copernico, eh? Capito? A me mi serve. Ciao Copernico! Non ti disperare. Ho consegnato tutte le lettere. Mentre eravate via ho determinato la probabile cagione di questi strani attacchi. Il maestro del Sacro Palazzo. Chi sarebbe? Un domenicano nominato dal Papa per sovrintendere alla purezza della filosofia teologica. Non ha mai apprezzato i miei studi. E ora che ho tradito i Templari vuole attuare la sua vendetta. Dove posso trovarlo? I cardinali in genere si riuniscono qui vicino. Seguitene uno. Al maestro piace salutarli. Al maestro piace salutarli. Cosa che confermi la mia ipotesi. Fondamentalmente pure sta cosa su Subnautica, che appena finisci una missione devi aspettare che ti arriva il messaggio radio per farne un'altra. Cioè due coglioni.
E vabbè, ma noi proviamo, altrimenti facciamo ricarico. Metodo Beo e ricarichi. A proposito, qua posso acquistare? Posso acquistare? Qua è tutto mio! I mercati. Qui sta un po' il mercato. Tiè, guarda che bello il mercato. Mio. Mio. Sono acquistato al mercato. Il mercato è un ottimo acquisto. È un ottimo acquisto il mercato. Perché al mercato c'è un sacco di gente che compra, un sacco di gente che vende. Mo' mi pagano l'affitto. Andiamo! Andiamo che dobbiamo seguire il cardinalo! Dobbiamo finire il cardinalo! Aspetta, ma qua possiamo mettere una casa delle zozzette? E che fai, te ne privi? Dove posso mettere la casa delle zozzette? Oh. Tac. Cortigiane, ovviamente zozzette. Ma che c'entro? Ricarico, io il mio sottomarino non lo perdo. Tu non hai capito, io il mio sottomarino non lo perdo. Ma domanda, Joker, il sottomarino grosso più grosso è indistruttibile oppure si può distruggere? Perché io ho pensato, siccome c'è un sacco di spazio, io lo riempio di armadietti e lo uso come ca casa galleggiante. Cioè posso andare a farmare, no, una cifra, un botto. Farmo un botto con quello, ci metto tutti gli armadietti in giro. Si distrugge sicuro. Eh sì, perché se poi perdo pure i... Perdo pure i materiali, poi mi c'è il del culo, capito? Che poi io devo ancora fare quella cosa dove ficcare il cubo. All'isola. Vi ricordate? Il cubo che dovevo ficcare dove apri il passaggio. Ancora devo farlo. Mi sono ricordato adesso. Mi viene in mente adesso. Ecco che faremo. Senti, pensavo di attaccarmi sul pezzo di legno, invece non si è attaccato. Perché ovviamente le mie idee non funzionano mai. Se si attaccava era più facile. Non mi chiedete perché sto prendendo le bandiere, non lo so. Ci sono dei soldi, ma... Allora, proprio indistruttibile non è, ma ci vuole per distruggere, ci vogliono 5 di vetrano per distruggere. Di sopra. E vabbè, ma l'hai visto quanto è grosso il sottomarino? Quindi fondamentalmente posso farci una base galleggiante con proprio due cose dentro, che ne so, il fabbricatore. E qualche altra cosetta. Armadietti, fabbricatore.
tua sanità mentale. Sì. Oh. Ancora sei riuscito ad arrivare a punto missione. La vostra presenza qui. Ma le celle. Niente, le fai dei rigambi e poi le gambe. Niente, mi sono rispostata solo. Senza nickel non posso neanche fare i potenziamenti della tuta Prowl. E io con questa tuta Prowl in giro non ci vado, piuttosto vado in giro con Ciclope e Sottomarino piccolo. Ma in realtà ci sono anche i lanciamissili. Pipidu. Sono i pescatori. I pescatori. Bersaglio individuato. Posso lanciare i siluri. Perché mi sta a guardare? Perché mi sta a guardare? Quello non si sa, dipende da quando riesco a trovare le cose, da quando mi arrivano i messaggi radio. Sono perduta, mi sento impazzire, vi prego aiutatemi. Vada, signor cardinale, vada. Un grand'uomo come voi ha una moneta. Calcola che sono già a 20 ore di game. Aiutatemi. Questa storia parla. Vada, signor cardinale, vada. Dai. Ma che mi ha detto il gioco? Ma che cosa mi ha detto che io non so che cosa devo fare? Non ho la minima idea di quello che devo fare. Cioè, tu perché mi hai detto che devo trovare la cura? Sì, ma come la trovo la cura? Mica così dal nulla mi viene... Trovo la cura. Ma infatti non mi ha detto un cazzo. Cioè, mi devo curare per disattivare il cannone. Sì, ma... Cioè, come mi curo? Sì, ho capito. Dove le trovo le basi aliene? Devo girare a cazzo di cane per trovare le basi aliene. Ma io posso giocare a un gioco dove devo girare a cazzo dei cani per trovare le cose? Raga, ma dove cazzo deve nasso? Quel mantello. Oh.
Ce l'abbiamo fatta. Dai! Cioè, ma davvero devo andare in giro a trovare le basi aliene? Avete nuove su Copernico e gli altri? Ma. Nulla. Giro a cazzo di cane. Vomitare sul popolo le loro teorie. Riusciamo a malapena a frenarlo così com'è. Ho inviato le migliori. Ah, quindi io che non leggo mai un cazzo. Fido che sarà un lavoro rapido. Ah, ho capito. Devo fermarli. Ah, ho capito. Localizza CD sigari. Ah. È colpa mia che non leggo mai allora. Senti, l'immagine! L'immagine! Quindi la colpa è mia che non leggo mai niente. Mi piace questa cosa. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni. Guarda l'immagine, ascolto l'audio. Ho capito, io l'immagine non la trovavo mica. Ho detto del dubbio. Ascolto l'audio. Magari è questo. Basta. Basta. Un altro problema. Basta, ma io non la trovavo l'immagine, se no l'avrei guardata. Ma io che ne so che nel PDA ci stanno le immagini. Ai, boh. Che bastardi che siete. Fra ubriachi. Trovo nessun sicario. Come in cerca di erba. Salutatemi, Madonna Lisa. Come in cerca di erba. Farà male a qualcuno se va in giro così. Dio del cielo. Allora, aspetta che adesso devo recuperarmi tutti i file del gioco, perché non l'ho letto neanche uno. 5 anni e mezzo. Ah, mi devo fare 2 passi a destra. Ma porco. Mi sa che... Progetto Subnautica... è andato, eh. L'erba ce l'ha nel tè. Dai! Non è colpa mia, è del filtrino che non ha filtrato l'erba nel tè. È stato bellissimo. Ehi, potreste far male a qualcuno.
Ando stanno. Uè, sicario! Capito, non lo trovo il sicario, altro che sicurizzazione fallita. Testa di cazzo. Ho trovato il grifo. E troppo lungo, Joker. Rip. Beh, di sicuro è un tipo ardito. È stato bellissimo. Ma va. Un culo! Mi sta scappando! Aiuto! Ti passa la voglia di giocare a Subnautica. Allora, non te l'ho detto, fino al gioco devi girarti tutta Subnautica in cerca di una specifica erba o piante che servirà per la per creare l'enzima che farà schiudere le uova, che rilasceranno la cura. Che ha detto? Io che giro a cazzo di cane una mappa? No. No. Adesso prendo campioni di qualsiasi erba possibile, me la pianto tutta vicino a casa, mentre giro e ti inculo io. No, no, io mo vado in giro e mi pianto tutta l'erba vicino a casa. Tanta pazienza, non trovo mai sti sicari. Ma perché? Siete molto svegli, vero? Oh. Questa sarà un'altra vacca. Oh.
manca uno. Mi pianto l'erba. Ah sì, mi faccio un giardino gigante, così quando devo fare l'ultima missione vado lì e raccolgo quello che mi serve. Ma me posso sta girà per due erbette? Ten culo io, ten culo. Ah, non è così. No, no. Girare a cazzo di cane col tuo sottomarino non è male. Ah, no. Divertente. Nascondi qui, amico. Davvero impressionante. Ho una nuova cura per la sipilide. No, ma che droghe per la cura? E stavo a parlare sabaudica. Ovunque vado, ma che in realtà è qualcosa che sto già facendo a caso di cane, perché volevo avere il giardino. Stavo già prendendo tutte le erbe che trovavo nella vita mia e le piantavo vicino casa. A voi aspettate che se schiudono le ova, se nessuno faceva la medicina, boom. Boom! 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 Boom 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 boom! Ma come c'è Joseph? Ma dove sta Joseph? Ma mica lo vedo io Joseph. Mi dici l'erba? Vabbè, perché lui l'ha chiamata erba? Joker l'ha chiamata erba, in realtà su alghe. Il camerlengo. Il Senato di Roma, popolo di Roma. Dobbiamo far diventare i nostri amici assassini. Assassini, dobbiamo fare il rituale. Il rituale di Roma. Col popolo di Roma, col banchiere di Roma, ma le erbe sono tutte quelle che si possono, cioè, tagliare, insomma, quelle che posso prendere i semi. No, ma ragazzi, non date Ilaria per dispersa, Ilaria tornerà. Tranquilli. Popolo di Roma. Insegna gli astri essere acidi. Ma gli angeli non sono acidi. Lei è andata all'inferno. È una diavolessa. Erboristi. Cercate l'erba, zozzi. Ma noi non siamo di quel gioco. È uguale. Popolo di Roma. Ma fammi scommettere, ogni run la medicina sarà diversa, con diverse erbe, vero? Popolo di Roma! Oh, così per me. Ah no, piante sono... Ecco, scusa, quando le vedi dimmi, dico, quella è quella. Un'offerta speciale di fine stagione. Facciamo diventare gli assassini.
Questo è peggio di me, pigliatelo da voi. Attenzione. Amore, corri, so fa il rituale. Il rituale degli assassini. Attraverso queste parole è rivelata la saggezza del nostro credo. Guarda. Agiamo nell'ombra. Pure questa entra. Pure lei, vedi? Agiamo nell'ombra siamo per servire la luce. Però cambia il titolo, in che cosa? Popolo di Roma. Ciao ragazzi. È arrivato Miro, a romper ca. E quindi andiamo al Mac? No. Sì. Paghi tu? No, paghi tu. Come pago io? Io pago già la benzina, manca proprio. Senti, devo passare in banca perché non c'ho soldi. Senti, prendi una sedia, rincoglionito. Sì. Salutate Miro. Annetta Bete. Annetta Bete. E Miro ricoveri. Alla famosa Annetta Bete. Zuccheria Zaccagno, da Z. ZZ Ermano Erba, da bolè. Ah, a proposito di Erba, Ermanno. Il bello è che queste cose sono le piante più rare del gioco. Sì, ma che cazzo sei di Popolo di Roma. Guarda. Devi finire, cioè insomma, hai fatto una missione. Sto finendo. Prima me l'hanno questi. E dai, e muovite. Chi è? Questo ha fatto 5 livelli con la missione. Non è vero, ho fatto 5 livelli con la missione. Popolo di Roma. Velluto, non mi serve il velluto. I pomodori ci servono? Ciao Mega. Ciao pomodori. Ciao Phoenix. Ecco, parla Miro. Guarda Miro come si è vestito tutto sexy. Cioè, non ci credo. Mi aspetta, hanno detto al McDonald's, non saremo con lì e te, sarà pure Alexa. Alexa. Che hai fatto l'altra volta con Alexa? Se si può dire. Finalmente una persona seria per sta live, grande Alastor. Ciao, oh, c'è Liana, ciao Liana. Oh, ciao Liana. Amore, bellissimo. Ma l'hai vista? L'ho messa pure sotto. L'ho messa pure sotto, Liana, io non so come ringraziarti, guarda, l'ho messa già come immagine di profilo, è bellissima. Purtroppo l'ho dovuta tagliare qua, perché essendo piccola, se la mettevo col vestitino intero, pareva una roba piccola così, quindi ho dovuto fare il mezzo busto, ma è bellissima. Se l'ho messa anche sotto tra i social, assolutamente appena ho tempo metterò anche i tuoi link, perché te lo meriti. È bellissima, mi hai fatto felice, cioè... Ma hai visto come è riuscita a azzeccare pure i colori? Il bordeaux, il nero, il bianco e il bordeaux, molto è stata pazzesca, sei stata, guarda, non so ora, più ora che non dite. Non scrive più, però immagino che starà sentendo. No, è stata pazzesca, io non so come ha fatto. Monete di Vlad, questo mi serviva, no, ma assolutamente poi metto anche i tuoi link sotto, sì, magari qualcuno riesce a passarci, è pazzesco, è stato bellissimo. Poi non me l'aspettavo, perché poi mi ha taggato così. Non me l'aspettavo che mi facesse un disegno così. Mamma mia, è stato bellissimo. No, ma sei stata bravissima, te so. Ma sì, difficoltà 5, ma andare a morire tutti. Ma che tipo dicevano, non ce l'ha fatta e morivano. Ma perché tu non metti 100%? A me una volta uno mi è morto... 99% detto, vabbè, vaffanculo. Avevo messo il 99% e ho detto, ma te pare che muore? Tac! E vabbè, ma allora ditevelo. 47, ecco, 90%. Sì, finire il gioco, cioè, insomma. Sì, sì. Finiamo. Live, sì, devo sto facendo Copernico, amore, Copernico. Senti, ma io ho una cosa che non mi ricordo, no? Dove sta qua dentro per fare brum brum? E teletrasportarmi. L'abbiamo finito, te so. Assassin's Creed l'abbiamo assolutamente finito. Ma stiamo andando pesantemente con i DLC. Solo che è più lungo del previsto. Cosa so queste? No, non l'ho mai vista. Ho fatto ridere Goldberg che ha scritto nei commenti l'ultimo video. Io ho partecipato all'ultimo live, ma non ho capito bene come funziona. Ma se sei partecipato e sta pure dentro. Ma come? Bene. Ma queste non mi dite che sono le tombe degli assassini? Cioè di quelli che sono caduti?
A me me ne è morto uno, ma tipo... C'è solo una tomba? E però tutte le altre? No, vabbè, ma nel... La gente che hanno ucciso hanno messo tutta là dentro. No! Uno squagliatano. No, uno mi è morto, ma non l'ho trovato. Cioè, non l'ho non ho più trovato il cavallo. Per il cadavere. Giacomino! È morto Giacomino! Grazie a voi, ragazzi. Se senti, ma io non trovo... Basta che Peonia, insomma, Sì, amo, qua io non trovo per... Non per uscire. Per il teletrasporto. Sì, chiama Goku. Pronto, Goku? Giacomino! Eccolo! Questo. Allora, dov'è che devo andare? Dov'è la missione di Copernico? Che credo di essere arrivata alla finale, al finale della missione di Copernico. Beh, non era lunghissimo, Copernico. Ingredienti per gli enzimi di ricovero vengono velocemente raccolti, riattivando e utilizzando i quattro alcuni alieni a disposizione di continente primario. Gli archi conducono al Last Forever Ghost Forest, al Cracker Field, al Mushroom Forest e alla Bulba Zone, la zona bulba. Bene. La zona bulba? La corona marina... Meno male che è bulba e non è altro. La corona marina si trova nelle trincee dell'acquario Sea Emperor Leitan. Una tomba tutta d'oro per Giacomino. Quella servirebbe. Ma Giacomino ce lo siamo perso, ragazzi. È morto, non l'ho più trovato. Sono tornato indietro nel fight. Guarda il mio ragazzo, sa giocare a Sekiro. Ma giocaci! Dicono che sia il gioco più complesso di quest'anno. L'hanno definito tipo Souls-like perché è difficile. Ma io l'ho visto giocare, è molto più rapido di un Souls-like. Cioè, è bellissimo. Dico le difficoltà. Sì, è molto difficile. Essendo Souls-like, è molto difficile. Però, cioè, è figo perché tipo te poi c'hai un rampino. E tutti i samurai, no? Però tu c'hai un rampino che lo lanci. Che fai i numeri, lo lanci. Hai visto? Hai visto? Lo lanci tipo ti sposti. È figo. Cioè, deve essere proprio figo. Mo' io lo comprerò appena si scende di prezzo. Sì, come tutti gli altri 45 giochi di comprare, esatto. E poi rubi a Miro. Esatto. Ma ne ti compri Sekiro? Ah, non ho scordato il Matteo. Ho provato questo. Regà, cioè, ma vendete conto dei conti? Domani? Domani? Dopo passiamo a casa. Sì, sempre però non me la scritta perché dobbiamo fare 280 cose e te lo finivi oggi, inizia dalle 4, ancora stai a correre i campi. Ma cioè, perché io non mi distraggo mai? Io mi distraggo e faccio le cose secondarie. Prima lui, l'Xbox è... Ah, ma come? Prima tu, prima le donne. Ma chi se ne frega degli uomini? Ma te pare? Ma te pare? Ma comprano Far Cry 5 per farmi giocare a me. Mortacci tua, quanto gioco ti al day one, bello. Ecco, sei arrivata come... Mi sa che è il finale perché ho scoperto... devo andare a ammazzare. Una cosa, sì. Dicevate il vero. Il maestro intende uccidervi. E lui qui, non seduto in mezzo a nulla da 5 giorni più o meno. Non lo trovano. Oh, tanto c'è l'eclissi. Azzo, c'è l'eclissi. Io ho intenzione di registrarla. Cosa? Ma il maestro vi dà la caccia. Meglio morire illuminato che vivere nell'ignoranza. La sua fine giungerà assai prima di questo. Dai. Io gioco a Dark Souls. Io l'ho appena finito Dark Souls 3. Mi è bastato e avanzato, Lia. Ah, l'ha macellato di uccidere. Mi è bastato e avanzato. Sinceramente, ho finito anche il quartiere di Cristina. Quelli avevo finito io. Beh, no, ma perché a me è l'ultimo che si è sbloccato adesso? Non hai capito? Non so perché, ma si è sbloccato perché adesso. È la percentuale del gioco. Affanculo. Beh, quella percentuale di gioco. Che poi, su Assassin's Creed 2 l'ho quasi platinato. Cioè, sto tipo all'80%. Mi mancano 5 trofei. Uno, qua non sto manco al 50%. Uno intendi il 2? Il 2, sì. Cioè, qua non so manco al 50%. È incredibile sta cosa. Però dimmi se ho capito che l'ho scritto, perché se non l'hai capito non si fa niente. Sì, ho capito. Però pensa che devi giocare anche gli altri Souls, Dark Souls. È vero, devo giocare il 2, devo finire l'1, perché in realtà io l'1 l'ho giocato poco, ma l'ho giocato. devo giocare l'1, il 2 mi devo recuperare Nioh. E poi... come si chiama? Sekiro. E poi abbiamo fatto... Ah, in realtà ci sarebbe pure Demon's Souls, ma se fanno una remastered bene, se no... Demon's Souls che c'è Team Battle come per... La città infame. La città infame. Madonna, chi lag, non gliela fo. Ma dove sta sto coso? Uccidilo.
Attenzione, è proprio lui. Tac. È molto facile. Mamma mia. Seminario al Bino Zero. Ma non è ancora in Early Access. La verità non si può fermare con un bavaglio. Pigro. Grazie, il popolo è pigro. Ho mandato il mio uomo migliore a ciò che gli diremo di credere. Ho mandato il mio uomo migliore a trovare. Allora ne è finito il DLC. È troppo tardi. Oddio! Dobbiamo salvare Copernico! E qui è scatino. E qui è scatino. Dobbiamo salvare Copernico! Non lo finirà mai, inutile. Lo so. Lo so. Vabbè, chi lagga è qualcuno. Fuggi da questa zona. Non mi sta a cercare nessuno. La fuga uguale. Attenzione, attenzione! Io ne ho sulla Play, dopo che l'ho comprato un mese dopo l'uscita, non ho iniziato a giocare la settimana scorsa, dice... Madò, ma io c'ho lo stesso problema tuo, cara. C'ho lo stesso problema tuo, che c'ho una valanga di giochi già comprati. Per cui l'ho comprato anch'io. E tra cui pure cose che mi ha comprato anche lui, tra cui cose che ancora devo rubare a lui. E quindi compra giochi adesso mi pare proprio uno spreco, uno spreco. Gli ho detto non compro niente. L'unica cosa che ho comprato è Devil May Cry 5 perché ci tenevo fisicamente a Devil May Cry 5. Come io Far Cry. Ma te l'ho regalato io Far Cry? Vabbè, ovvio, me lo sarei fatto, insomma, era lì. Te l'ho regalato quando, io. Quando è uscito Far Cry? Il 16 febbraio. Il 15 febbraio. Io esci il 15 febbraio. Il 15 febbraio. Ti capisco un sacco. Sì, guarda, mi sono fatta un fioretto. Ho detto prima finisco gran parte delle cose che ho già comprato. Poi continuo a comprare. Perché sennò pure, ripeto, mi compro Sekiro al day one e c'ho 50 giochi che ho comprato e ancora non ho iniziato. Cioè, non si può. È proprio uno schiaffo. Poi niente, Devil May Cry 5 non ce l'ho fatta perché era Devil May Cry 5. Ma bisogna che Gamestop sta facendo offerte 20 euro diversi giochi. Se ce la porto, ragazzi, è la fine. Regà, cioè, c'è sta l'ombra della guerra. Ok, l'ombra della guerra a 12 euro. Ma io posso lasciare l'ombra della guerra da Euronix a 12 euro? Devo giocarmi ancora l'ombra di Mordor. È là dietro l'ombra di Mordor. È là dietro l'ombra di Mordor. Non l'ho ancora giocato. Cioè, vi rendete conto? Ma come fai a lasciargli l'ombra della guerra a 12 euro? Io... Non so come fare, cioè, c'è un problema di base in realtà. E mo qua come si sale? Tanta pazienza. Sono preoccupato per Until Dawn. No, non so, preoccupati, figurati. Mi sta preoccupando per Until Dawn. Il primo pensiero la mattina mi sveglio. Oddio, cazzarola, sono preoccupato, sto Until Dawn. Il sicario che c'è scritto, il sicario? È il sicario che sta a cercare Copernico. Tanto è un po' una cura. Oh, porca. Sì, uno, un sicario, mi sembra un Ma, senti. Questi sono tanti sicari. Fagli vedere il numero? Vai, subito. Attenzione! No, si carica la vita però, mica. Stai a morire. E ti faccio prima morire. Di Zoya, stai lasciando lui scoperto. Oddio, Copernico è scoperto! Copritelo! Giochi GDR, giochi GDR sono fighi se ti piace soprattutto il tipo. Tanto arrivano gli altri. GDR, vabbè. Ma ce ne stanno! Ho fatto la mitragliatrice. Visto, i miei assassini hanno arato tutto. Non è meraviglioso il mondo, ma è la terra che gira intorno al sole e il sole che gira intorno alla terra. Zitto, che ritardo. Che così non sto leggendo. No? No, ho detto una cosa. Zitto. Del centro di tutto, ma rimane in posizione periferica come tutti noi. Sapete che probabilmente il punto mediano dell'universo è il sole? E non la terra. Cazzo! Ho studiato un po' di storia. Io osservo i moti della luna e degli astri e non posso fare altro. Quante cose mi restano ignote. Quest'epoca della ragione non è bello. Che l'inizio di qualcosa che non giungerò a vedere. Un giorno riusciremo a influenzare il mondo, a servirci della volontà per sfruttare la luce e forse anche per toccare il cielo. Ma... sto anticipando troppo. Erano avanti loro. Prima dobbiamo assicurarci che sia il sole al centro. Non erano ignoranti. Ciò che dite mi sembra. Erano troppo avanti. Diffidate della mia parola. Non ho prove. Per ora. Buonanotte, Ezio. Pensa che questo l'hanno comunicato solo nel 2000. È stato Widiwa a comunicarlo. Oh, e niente, si è finito il DLC di Copernico, è finito il DLC di Leonardo, è finito tutto.
L'anello di sangue di Bloodborne, è vero! E non c'è più. Pippa ha parlato talmente tanto che se n'è andata. È vero, l'anello di sangue di Bloodborne. Tra l'altro Bloodborne bellissimo. Anzi, a proposito di Bloodborne, mi devo comprare DLC perché ho giocato al gioco base ed è stato bellissimo. È stato bello, bello, bello. Mi volevo comprare DLC. E quindi, cioè, aggiungiamo, c'ho una lista di giochi così, comprati e non giocati ancora, e c'ho una lista ancora più lunga di giochi che devo comprare. Io, boh, ma sono finite, cioè, sono finite quelle di Copernico, siamo sicuri? Non ho sbloccato manco un trofetto? No, non ci sono, no, niente. E stop, cioè, stop. Le tombe di Romolo durano troppo, quindi non c'ho avuto... Romolo Prince! Non c'ho avuto cavoli di farlo, assolutamente. Io ho preso la versione col DLC. Io l'ho preso gratis, l'hanno dato un giorno gratis col PlayStation Plus. L'avevo scaricato e dopo un po' l'ho iniziato a giocare. E mi sono appassionata. Poi ho visto che adesso i DLC costano 20 euro. E su Amazon Bloodborne sta a 20 euro, quello con i DLC. L'edizione Game of the Year. E allora è incazzato tutt'uno che mi compro i DLC online. Compro già la versione con i DLC. Però tutto appena finisco qualcosa che ho già comprato è andato. Allora io farei una cosa incredibile, così vedete pure Miro. E se no pare che sto parlando da sola. Invece Miro se, cioè, è pure super sexy. Super sexy. E se salutamio. No. Ah no, ma guarda, tac, gli si vede, si vede. No, madonna, 10 euro con tutti, che culo. Buona, buonissima, Lea, buonissimissimissimissima. Buonissimissimissimissima. Eh sì, ancora devo fare il DLC, allora, mica l'ho fatto. Vi sabbonate quando lo finiamo? Domenica ci giochiamo, perché domenica ci sei tu. Io sono sabbonata, se non ci sei tu non ci posso mettere piedi, perché rimango spaesata e mi metto a girare 2 ore a vuoto e non concludo niente. Fondamentalmente non concludo niente. Quindi ragazzoni miei bellissimi, io vi lascio, vi saluto e vi ringrazio di essere stata qui. Ringrazio ancora una volta Liana per avermi fatto quel disegno, è stupendo. Io mi sono innamorata, c'è niente da fare, mi sono innamorata. Poi ho visto il concept, ho visto il vestito, ho visto i colori, cioè, boh, non so come è fatto, è stato bellissimo. Adesso diciamo che facciamo un piccolo ride alle Game of Girls, vi lascio con il ride alle Game of Girls, come al solito Team Peo, come al solito Team Peo, e niente, un bacione grandissimo, ci vediamo stasera, 9:30, quasi 10, 9:30, quasi 10. 9:30 per fare la Rumble degli iscritti, non mancate. Hashtag Team Peo alla Game of Girls. Ciao, bellissimi. Ciao, belli.